Per adesso è a posto. A averne delle aree così. Di solito siamo abituati peggio. No, no. Per adesso ci trattano bene a Treviso, eh o no? L'area è stata attrezzata in via da Milano, sono arrivati i primi giostrai. Ci sono stati alcuni problemi. Questa casa mobile nel fare manovra ha smosso la pavimentazione appena posata dopo aver realizzato tutti gli allacciamenti. Vediamo che dove hanno girato già i mezzi pesanti è già un po' sfondato giù, diciamo. Forse c'era una cosa fatta un po' di tempo prima. Un'operazione realizzata forse un po' in fretta, ma voluta dal comune per risolvere la situazione di precarietà e mancanza di igiene che si veniva a creare gli scorsi anni. E proprio questo lavoro all'ex villaggio Gescal ha mandato su tutte le furie l'opposizione, che ha parlato di rischio di un ritorno della comunità nomade, grazie ad uno spazio così attrezzato, e la voce si è già sparsa. I cittadini dicono qua a Treviso che viene un campo nomadi, non è un campo nomadi, è per in occasione della Luna Parda, la festa delle fiere. E dopo si va a altri posti, come dappertutto, insomma. Non è che io vengo qua per fare il campo nomadi, vengo qui per lavorare. Il sindaco ha ribadito che l'area verrà affidata ad una gestione esterna attraverso un bando. Oggi i tecnici hanno portato ai giostrai i sacchetti per la raccolta differenziata con il manuale da seguire. Il conto è di quanti soldi? 6.000 euro per asporto dei rifiuti, sì. Vi stanno dando sacchetti di pliante? Certo, certo, abbiamo le informative e facciamo anche la differenziata. 6.000 euro di investimento per i loro rifiuti che i giostrai sperano di poter recuperare con il lavoro. Noi se piove sabato e domenica abbiamo perso tutto per le fiere, quello è il problema, capito? Adesso da domani hanno messo brutto anche per 4-5 giorni, speriamo bene, dai. Speriamo, perché dell'acqua ne abbiamo presa a sufficienza.